Ciao amici, benvenuti sul canale degli SH. Come vedete non sono in una casa infestata ancora, perché è già capitato nelle precedenti puntate quando la nostra amica Apple Pie ha parlato dei cerchi nel grano, ma sono nel mio studio. Tra un po' arriva Apple Pie e ci racconterà di quello che è uno dei casi più importanti del ghost hunting mondiale, e cioè la storia dei Warren. E io non vi dico niente, tanto Apple Pie ha studiato come al solito tantissimo per noi e per voi soprattutto, e quindi avrete modo di, insomma, sapere da lei quanto c'è da sapere. Ecco, solo una precisazione: questa è la prima puntata, ce ne sarà una seconda perché nella prima sentirete la storia proprio dei coniugi Warren, come si sono conosciuti e quant'altro, e invece nella seconda parte ci saranno quelli che sono i casi più eclatanti, a partire dalla bambola Annabelle, che non è da confondere con Serafina, che è qui al mio fianco, e insomma, e così via, perché i Warren hanno veramente indagato su tutto. Bene, state lì, mi raccomando, popcorn se possibile, e cuffie, che così si sente sempre meglio, e alla prossima, ciao! Ciao a tutti, con l'argomento di questa sera ci immergiamo completamente nel mondo del paranormale e del ghost hunting. E proprio per questo ho voluto vicino un'amica, Serafina, che penso voi conosciate già. Speriamo si comporti bene. Che cos'è il ghost hunting? Il ghost hunting è una branca della parapsicologia che si occupa di studiare e archiviare in maniera seria e scientifica quelli che sono i fenomeni considerati paranormali o presunti tali. La figura del ghost hunter si perde nelle pieghe del tempo. Già in antichità questo tipo di ricerca veniva fatto in maniera costante, anche se il più delle volte di nascosto. Questo per non incappare in quelle che erano le grinfie della Santa Inquisizione. Ricordiamo la caccia alle streghe, che a causa della quale purtroppo moltissime donne che si occupavano di raccogliere erbe e curare malati con le erbe venivano poi considerate streghe. Il fenomeno del ghost hunting in età moderna è ormai da qualche anno un fenomeno che si è diffuso notevolmente, soprattutto in modo amatoriale. E questo grazie a trasmissioni televisive dedicate. Allora, io penso che la maggior parte di voi ricorderà all'incirca, a partire dal 2008, la famosa trasmissione Ghost Adventures, quella con Zach Bagans. Ora, Zach Bagans sicuramente è ricordato come un eccentrico ghost hunter. Zach Bagans è un bravissimo regista che sapeva organizzare, confezionare contenuti ad hoc per un pubblico, diciamolo, credulone e anche desideroso un po' di adrenalina. E sull'onda di Zach Bagans si sono poi sviluppati moltissimi gruppi di ghost hunter in Italia e nel mondo che, detta fuori dai denti, sanno approfittare della situazione e farci vedere anche quello che non c'è. Ma non perché non c'è, e questo è il mio parere. Io penso che qualcosa ci sia, però non è lì in bella mostra come tutti vorremmo che fosse. Io ritengo che tra tutti gli strumenti che un ghost hunter deve saper usare, ce ne sono due in particolare che deve per forza avere, e ripeto, è una mia modesta opinione. Uno di questi strumenti, il primo, è la capacità di ascoltare e di saperlo fare in silenzio. Il secondo strumento è la pazienza, perché non sempre le cose sono lì al momento giusto e quando noi le vogliamo. Quello che dico sempre è che
I fantasmi, se così li vogliamo chiamare, o le entità, non fanno parte di un comitato di accoglienza, non arrivano appena il ghost hunter arriva nella villa disabitata o diroccata con gli stuzzichini e i cocktail, e non penso siano pronti a raccontare o voler raccontare quello che è stata la loro vita passata o la loro esistenza presente. I fantasmi, se ci sono, le entità, se ci sono, sono lì che ci guardano, e se è il caso sono proprio loro che decidono di voler mettersi in contatto con noi. Un'altra cosa che un ghost hunter dovrebbe sapere è che non è lui l'unico ghost hunter al mondo, e che magari prima di lui ci sono stati altre persone che hanno, come dire, aperto la strada a quello che è il ghost hunting di adesso. E due di queste persone molto famose, che sono considerate i principali demonologi e parapsicologi degli Stati Uniti e in parte anche del mondo, sono i coniugi Warren. Chi erano i coniugi Warren? Lui era Edward Warren Minnie, nato nel 1926 a Bridgeport, nel Connecticut, in un quartiere che veniva chiamato secchio di sangue, perché era frequentato da assassini e da gangster. Fin dalla tenera età, a partire dai 5 anni, visse esperienze paranormali particolari. Lui viveva in quella che era una casa infestata. Tra i 5 e i 12 anni Ed vedeva quasi tutte le notti aprirsi il suo armadio. All'interno dell'armadio vedeva dei bagliori e comparire delle figure particolari, in particolare il viso di una donna anziana che lo ossessionava tutte le sere, tanto che quando lui tornava a casa da scuola, per la paura, stava fuori. Se sapeva che in casa non c'era nessuno, lui non rientrava in casa e praticamente aspettava che tornassero i genitori e addirittura anche i domestici. Di questo lui aveva confidato al papà, che era un funzionario di polizia, e il papà gli aveva risposto che c'era un motivo per cui succedevano certe cose in questa casa. Il problema è che quel motivo non gliel'aveva mai spiegato, per cui Ed crebbe sì con la paura di quello che viveva costantemente, ma nello stesso tempo con la curiosità e la voglia di voler capire come mai quelle cose succedevano. Purtroppo, crescendo, non parlava più così spesso con i genitori e si tenne le cose per sé, fino a quando non conobbe una persona con la quale poté sfogarsi in un certo senso. E questa persona fu una ragazza che conobbe durante uno stage in un teatro, e questa ragazza era Lorraine Rita Moran, Lorraine che poi divenne la signora Warren. Lorraine nacque nel 1927, quindi l'anno dopo rispetto a Ed, sempre a Bridgeport, e frequentò fin da piccola una scuola privata prestigiosa gestita da religiose. Già all'età di 7 anni Lorraine manifestò una capacità molto particolare. Lei vedeva l'aura delle persone. Quando fu più adulta descrisse questa sua particolare capacità, dicendo che vedeva un bagliore, un alone luminoso che avvolgeva le persone, non solo, anche gli animali. Un bagliore che cambiava di colore a seconda dei casi, poteva essere rosso, blu, giallo, verde, ed era più o meno intenso. E da questo bagliore Lorraine poteva capire qual era l'indole delle persone, se erano docili o se erano tendenti alla violenza, se erano religiose oppure no. Solo che quando era piccolina questa capacità la colpì talmente all'improvviso che ne rimase un po', come dire, spaventata, e come fu per Ed e com'è per tutti i bambini quando vivono qualcosa di particolare, si confidano con gli adulti. Purtroppo Lorraine non fu creduta e per contro si
tenne tutto per sé, perché alla fine, no, se non ti credono, cosa fai? Ti tieni tutto per sé, per te. E capitò a lei la stessa cosa che capitò ad Ed. Quando si incontrarono, le loro esperienze, il loro vissuto se lo confidarono, e tra di loro nacque una bellissima amicizia che col tempo, piano piano, come natura, si sviluppò in qualcosa di più. Si innamorarono e diventarono una coppia, solo che nel frattempo, all'età di 17 anni, Ed partì per la guerra, si arruolò nella marina e dovette lasciare in qualche modo Lorraine. Però durante un congedo militare ritornò a casa e la loro amicizia sbocciò in qualcosa di molto di più, al punto che si sposarono. Poi Ed ripartì per la guerra e al ritorno poterono vivere, insomma, la loro storia d'amore, tanto che nacque una bambina, la piccola Judy, che oggi è sposata e con 4 figli gestisce quella che è l'eredità dei suoi genitori. La carriera dei Warren si sviluppa nell'arco di quasi 60 anni e in questi 60 anni loro hanno vissuto esperienze veramente particolari, ma la loro carriera nasce all'improvviso, quasi per caso. Una delle altre passioni di Ed Warren, oltre al paranormale, era la pittura. Ed dipingeva qualsiasi tipo di soggetto, ma in particolare case infestate. Probabilmente quello che ha vissuto da piccolino gli era rimasto particolarmente impresso. E per cercare queste case infestate sfruttava le capacità di Lorraine, che riusciva a percepire anche all'esterno delle case se quelle abitazioni nascondevano qualcosa di particolare. E così facevano: lei gliele indicava, lui le dipingeva e sfrontatamente quasi andavano a bussare alla porta per vendere il quadro, perché loro vivevano di questo. E il più delle volte instauravano un dialogo col proprietario e venivano a sapere che effettivamente in quella casa succedeva qualcosa di strano e ne approfittavano per fare un'indagine. A Ed piace ricordare l'inizio particolare della loro carriera con un episodio specifico che ha raccontato più volte. Ed e Lorraine si trovavano in viaggio nel New England assieme a degli amici e con questi cercavano di andare a vendere i loro quadri. Ad un certo punto si trovarono ad attraversare una cittadina di nome Henniker e ad Ed venne in mente che proprio in quella cittadina ci doveva essere una casa famosa per una leggenda particolare. Quella casa si chiamava la Ocean Born Mary House. È relativa ad una leggenda che adesso non sto a raccontare perché sennò mi dilungherei troppo. È relativa alla leggenda di una bambina nata nel 1700 su una nave che però venne salvata dai pirati. Questa bambina poi cresciuta abitò nella cittadina di Henniker e in questa casa in particolare succedevano cose speciali, particolari, perché si pensava che il tesoro dei pirati fosse all'interno di questa casa. Fatto sta che gli amici di Ed dissero: ma figurati se proprio qui c'è quella casa. E invece sì, perché chiesero informazioni e la trovarono. Come succedeva sempre, mandarono Lorraine a bussare alla porta e venne ad aprirli il custode, che li accolse in casa, e proprio in quell'occasione per la prima volta Lorraine visse il suo primo viaggio astrale, cioè si proiettò astralmente fuori dal corpo e volteggiò sopra le altre persone che erano lì, i suoi amici e il custode. Da quel momento in poi
le capacità di Lorraine si acuirono sempre di più, al punto che venne sottoposta ad esperimenti e ad analisi presso la UCLA, cioè l'Università della California, e ogni esame fatto, ogni esperienza fatta per essere analizzata è stata registrata e documentata. E divenne effettivamente Lorraine una vera e propria sensitiva, una vera e propria medium capace di entrare in un leggero stato di trance e con questo capace di mettersi in contatto con entità del mondo dell'oltre. Nel 1952 i Warren fondano la New England Society for Psychic Research, cioè la società per la ricerca psichica, e che è il più antico gruppo di ricerca paranormale del New England. Ed era un gruppo eclettico, variegato, perché era composto da demonologi, medium, sensitivi, ma anche da medici, infermieri, universitari e membri appartenenti al mondo del clero. Era una vera e propria task force che i Warren assemblavano di volta in volta a seconda del caso che dovevano affrontare. Spesso venivano chiamati tre o quattro sensitivi all'insaputa l'uno dell'altro e venivano portati sul luogo da indagare senza che gli venisse detto nulla. Venivano fatte delle sedute medianiche e alla fine di queste se dal confronto dei vari sensitivi, dei vari medium saltavano fuori delle coincidenze, vuol dire che qualcosa di non tanto di vero ma qualcosa di strano c'era. L'ecletticità di questi gruppi era proprio la prerogativa del lavoro dei Warren, che affrontavano ogni caso in maniera scettica e con un approccio il più possibile scientifico prima che spirituale, per quanto loro fossero molto molto legati alla religione, perché era l'unico modo per combattere il male. Loro sostenevano che non potevano essere ingannati, che nessuno poteva dire loro che una casa era infestata. Loro dovevano vedere con i loro occhi, sentire con le loro orecchie e provare sulla pelle le sensazioni che gli abitanti di quella casa vivevano. Per il semplice motivo che questo era il modo più semplice per filtrare innanzitutto le bufale, soprattutto da parte di chi voleva far finta, magari per ricavare pubblicità o soldi, ed era un modo semplice per tranquillizzare quelle persone particolarmente suggestionabili che vivevano queste esperienze forti, anche per dire loro: guardate, non c'è niente di preoccupante, c'è un motivo per cui succede quella tal cosa, giusto per evitare, insomma, fraintendimenti. Il loro era quindi un metodo scrupoloso, maniacale, fatto di prove, controprove, registrazioni, audio, video, di testimonianze multiple, di rapporti dettagliati, e che spesso venivano utilizzate durante i processi davanti ai giudici. Nonostante questo, le critiche non sono mancate, perché molti sostenevano che magari Warren, durante tutti i loro casi, qualche volta potevano aver ingannato, qualche volta potevano essersi fatti influenzare troppo, oppure potevano aver nascosto qualcosa, ma l'abbondanza, l'alto numero dei casi da loro seguiti, si pensa che ne abbiano affrontati circa 10.000, fanno di questa coppia la più autorevole e la più importante nel campo della demonologia e della parapsicologia, al punto che per la sua passione, per la sua dedizione, Ed Warren fu
guadagnò il titolo di demonologo non clericale riconosciuto dal Vaticano. Tra i casi più famosi, ce ne sono tantissimi, tra i casi più famosi si ricordano quello della bambola Annabelle, quello di Amityville, quello della famiglia Perron, la famiglia De Feo, che fa parte del caso di Amityville, ma moltissimi, moltissimi altri, ad esempio il caso di Enfield, che portò i Warren addirittura in Inghilterra. Dopo la morte di Ed, avvenuta nel 2006, Lorraine portò avanti con passione e dedizione questo loro lavoro, perché voleva portare avanti l'eredità di Ed, non voleva che tutto il lavoro fatto finisse con lui, ma che la sua presenza in qualche modo si prolungasse, e continuò a seguire casi, continuò a fare sedute medianiche e assieme alla figlia e al genero gestirono quello che è il loro museo, il Museo dell'Occulto. Infatti durante tutti i casi che loro seguirono non c'erano solo case infestate, ma anche oggetti particolari che erano infestati e contenevano spiriti maligni, e questi oggetti spesso e volentieri i Warren li portavano via dai loro proprietari proprio per proteggerli, e li tenevano in un luogo specifico nella loro casa, protetto. È un seminterrato, non è niente di speciale, ma è pieno di oggetti di qualsiasi tipo. Quello principale, il più famoso, è sicuramente la bambola Annabelle, chiusa, protetta all'interno di una teca. Poi ci sono crocefissi. C'è una bara che si pensa sia stata occupata da un moderno vampiro, manichini vari, teschi e quant'altro. C'è di tutto. La cosa strana qual è? Che purtroppo questo museo attualmente è stato chiuso. Questo perché? È stato chiuso perché violerebbe le leggi sulla zonizzazione di quella zona. Praticamente cosa è successo? Il museo è stato realizzato all'interno di una casa privata e, essendo un esercizio commerciale, perché per quanto questo è, perché comunque ci vanno viene visitato da turisti, dai curiosi, dagli appassionati, non può essere esercitato in una zona residenziale, per cui la polizia locale ha ingiunto agli eredi, alla figlia e al marito, alla figlia Judy e a suo marito, di chiudere il museo. Il museo è stato chiuso, però la preoccupazione principale dei Warren, della figlia in particolare, è quella di poter trovare una sistemazione il più possibile adatta per poterlo riaprire, perché i curiosi ci sono e continuano ad arrivare. L'importante è che sia un posto sicuro, perché periodicamente viene visitato, anche adesso che è chiuso, da sacerdoti per la benedizione e per proteggere il luogo stesso. Questa è la storia dei Warren, demonologi e parapsicologi tra i più importanti. Però per correttezza e a onor del vero, per correttezza di informazione, c'è da dire che la prima persona che è stata definita ghost hunter, e da considerarsi quindi l'antesignano di tutti i ghost hunter da lì in poi, è stato un signore inglese chiamato Harry Price, nato a Londra nel 1800. Un personaggio a dir poco geniale e discusso, perché dedicò tutta la sua vita ai fenomeni paranormali. Egli costruì decine di dispositivi e di strumenti per smascherare frodi e inganni da parte di sedicenti medium e sensitivi,
e pur essendo scettico, prima di arrivare a dire che un determinato fenomeno era verosimile, doveva fare tutto il possibile, fare tutte le prove possibili per poter escludere qualsiasi dubbio. Il suo caso più importante è stato anche quello che causò il suo declino in un certo senso. Egli indagò su una parrocchia inglese, la parrocchia di Borley, dove il reverendo che la abitava insieme alla moglie dicevano di vedere presenze strane, oggetti che sparivano, che comparivano. Insomma, la situazione era diventata pesantissima. Se ne andarono e in quella casa venne ad abitarci proprio Harry Price per circa un anno e per un anno investigò. Si venne a sapere di una leggenda particolare. Prima su quel terreno c'era un monastero e in quel monastero una suora aveva instaurato una relazione con il cocchiere e un frate, sembra un po' una telenovela, però così è, la leggenda dice, e un frate li voleva aiutare e farli scappare. Vennero però intercettati e la suora venne murata viva, mentre invece il frate e il cocchiere furono uccisi. La gente del posto sostiene di vedere ogni tanto, sosteneva di vedere ogni tanto una figura che poteva essere una monaca. Di vero e di certo purtroppo non c'era molto e i detrattori, i critici, soprattutto quelli della società psichica, di ricerca psichica inglese, portarono mille accuse a quella che sono state quella particolare indagine di Harry Price. Ed è un peccato perché la sua figura perse man mano di importanza dopo aver passato anni, quasi 20 anni, ad indagare e ad indagare con successo. Ciononostante rimane sicuramente il pioniere dell'investigazione scientifica paranormale. Come ho fatto per i cerchi nel grano, volevo consigliarvi anche in questo caso alcuni film da vedere, ma penso che vengano naturalmente, nel senso che Annabelle, Amityville e la serie Conjuring siano ormai noti a tutti. Volevo aggiungere un altro film, forse per quelli più romantici, diciamo così, un film che a me è piaciuto tantissimo, e cioè The Others, quello con Nicole Kidman, giusto per vedere la situazione dall'altro punto di vista, no? Per chi non l'ha visto non dico altro e niente, buona visione. Io spero di aver raccontato bene quello che è stata la coppia dei Warren e di non avervi annoiato. Alla prossima, ciao!